Benvenuti a tutti, possiamo cominciare con le domande. Purtroppo è ora, la conferenza stampa si chiude qui. Grazie per aver partecipato. Match che promette di regalare emozioni e spettacolo, a giudicare dal calore del pubblico sui palchi ho la sensazione che ne vedremo delle belle. Squadra è pronta a partire, ci attende solo il via dell'arbitro udinese che affronta il Napoli. Appassionati di grande gara che sta per avere inizio, mettetevi comodi. Vi do il bentornato sulla frequenza di eSports. Con me, come sempre, c'è Stefano Nava. Torna lo spettacolo della serie con tutte le emozioni e i grandi protagonisti. Match tra Udinese e Napoli. Match di campionato che speriamo possa regalarci emozioni e gol. Molto dipenderà anche dall'atteggiamento con cui scenderanno in campo le due squadre. Con il numero 1, Juan Musso. Con il numero 50, Rodrigo Beckham. Yeah.
Questo è l'11 con il quale comincia il match l'Udinese. Decidono di affidarsi a uno schieramento molto difensivo, con molti uomini dietro la linea della palla. Non trovi che sia un po' rinunciatario, Stefano? È il loro approccio classico alle partite ormai. Difficile che potessero cambiarlo oggi, almeno inizialmente. Stefano, tu hai avuto modo di conoscere e lavorare con diversi ragazzi nel settore giovanile del Milan. Qual è la prima cosa che insegni a questi ragazzi, soprattutto all'inizio? Devono capire da subito che senza sacrifici non si va da nessuna parte, che bisogna lottare per raggiungere i propri obiettivi, perché nessuno ti regalerà mai niente. I ragazzi di oggi sono comunque molto più preparati sotto l'aspetto mentale di quanto non lo fossero magari quelli della mia età. Ecco l'11 titolare del Napoli per questo match. Comincia dunque la gara. Cerca di bucata per il compagno. Aveva diverse opzioni qui. Ha optato per la soluzione di Pesa con pessimi risultati. Conclusione violenta ma imprecisa, palla sul fondo e portiere graziato. Napoli che si fa minaccioso. Capisce tutto il difensore, ottimo intervento. Suggerimento interessante. Subito il gol dell'1-0. Queste le immagini del gol riprese da un'altra angolazione. È andato al tiro dopo il calcio. 1-2. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Prova a giocare sulle fasce. Pallone riconquistano gli avversari. A metri per andare. Ha provato la soluzione di potenza, ma non è andata come sperava. L'attaccante si è trovato a tu per tu col portiere. Ha calciato forte. Poteva fare sicuramente meglio qui, anche se la palla non è uscita di molto. Pallone che finisce largamente sul fondo. Beh, conclusione buona, ma solo nelle intenzioni. Palla che non ha preso il giro voluto, terminando la sua corsa lontana, lontana. Se ne può andare adesso. Brutto errore qui, risultato che non cambia. Sono sempre avanti di un gol. Il tecnico in panchina sembra indemoniato. L'aveva già vista dentro. Hanno gettato al vento l'occasione per aumentare il loro vantaggio e portarsi a +2. Attacca il giocatore del Napoli. Intervento efficace. A metri per avanzare. Perso il pallone. Palla regalata dal Napoli agli avversari. Può metterla in mezzo. C'è un giro palla efficace per i giocatori dell'Udinese. Palla che si spegne sul fondo, aveva provato la botta dalla media distanza. Buona l'idea, buona, mi piace. Beh, forse... Vale qui il portiere, regala palla agli avversari, attenzione. Pereira. Grande recupero in area.
C'è stato un gol, sentiamo dallo studio. Prima rete della partita per l'Hellas Verona. Si sblocca dunque 1-0 quando siamo giunti al 20esimo. Grazie. L'arbitro lascia giocare, dà il vantaggio al Napoli. È tutto solo? Pallone in gioco, attenzione. Salvataggio coloso del portiere. Oh, che meraviglia, che bell'intervento, l'ha tolta letteralmente dai piedi dell'attaccante lanciato a rete. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Palla recuperata in zona d'attacco, attenzione. Sventa con un intervento prodigioso il portiere. Grande riflesso qui del portiere. Staranno ancora ripensando all'occasione di pochi istanti fa che poteva aumentare il vantaggio. Nestorovski. Gran palla. Guadagna metri verso l'area. Ferma tutto il difensore, bravissimo qui. Possibilità di contropiede. Taglia fuori bene qui la difesa col lancio lungo. Pallone che è uscito di poco. Una ripartenza quasi perfetta, è mancato solo il gol. C'è l'errore, palla recuperata. Posizione ideale. Ha una grossa chance qui, attenzione. Pericolo, palla in gioco. Prova a servire il compagno sul secondo palo. Smette il pericolo e allontana. Cerca la... Calcio d'angolo a disposizione per raddoppiare il vantaggio. Palla messa in mezzo. Il pallone è uscito, si ripartirà con una rimessa dal fondo. È in buona posizione, palla regalata dal Napoli agli avversari. Possibilità per la ripartenza. Perdono palla, azione stressante. Se l'è bevuto. Attenzione. Palla verso la porta. Attenzione, ecco il gol. Tutto fermo, annullato per posizione di offside. I giocatori chiedono spiegazioni all'arbitro e al suo collaboratore, anche se il fuorigioco mi è parso che ci fosse. Entrata che immagino verrà punita con il giallo. Non ci sono dubbi qui, ammonizione. Ci sta tutta. Tuanzebe. Occhio alla botta. Attento qui il portiere che recupera il pallone senza difficoltà. Un solo minuto di recupero concesso dal direttore di gara. Pereira. Nestorovski. Okaka. Si chiudono così i primi 45 minuti. Risultato di 1-0. Hanno preso il gol arrivato nei primi minuti del match. Un gol che oltre ad avere dato loro... È tutto pronto per il secondo tempo col Napoli in vantaggio. Prova a sfruttare le corsie. Si libera bene, occhio perché è solo. Hanno avuto il pallone per andare avanti, portiere perfetto qui. Ha vinto il duello con l'attaccante, neutralizzando la conclusione, ipnotizzato. Tentativo di pressing. Supera l'avversario che era entrato in tackle.
Questo è il dato sul possesso palla che premia l'Udinese. La loro manovra stenta però a decollare. Gli avversari hanno preso le misure e bloccato le loro fonti di gioco. Cambiare strategia. A metri per andare. Parata splendida qui del portiere. Ha evitato un gol sicuro. La mette in area. Il Napoli adesso ha due gol di vantaggio sugli avversari. Rivediamo il gol, tutto nato da questo tiro dalla bandierina. Un'azione aerea perfetta che ha gonfiato la rete alle spalle del portiere. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Con il numero 15, Lisandro Martinez. Napoli che si fa minaccioso. Si inserisce bene e recupera. Nestorovski, c'è l'errore, perdono palla. I padroni di casa si preparano al campo. Sì, Pier, vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Tocco verticale interessante e c'è il gol. La regia ci ripropone l'azione del gol. Possiamo apprezzare meglio la verticalizzazione che ha liberato il tiro del compagno. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Ora conducono per 3-0. Fino a questo momento la loro è certamente una stagione iniziale. Guarda la classifica, Stefano. Sono in vetta e sperano di rimanerci ancora per molto, magari fino alla fine del campionato. Palla regalata dal Napoli agli avversari. Intervento del difensore, sarà laterale. Interessante. Questo
testa. Ecco, sono tre. Personali per lui. Prestazione da applausi. Ah, semplicemente incontenibile. 4-0 e partita che sembra ormai incassata. Okaka regala qui il pallone. Decidono di aspettare gli avversari dietro la linea del pallone e poi semmai ripartire. Se l'è bevuto! Non ha fatto una buona figura. Aveva solo il portiere da battere. Poteva e doveva giocarsela meglio. Doveva segnare, non ci sono scuse. Occasioni così non si possono sbagliare. Male! Recupera palla, intercettando bene il pallone. Di occupare solo e soltanto il posto assegnato, evitando di invadere altri posti con borse o altri oggetti. Cerca il lancio lungo a scappare. Cavalcare la difesa. Palla invitata, attenzione. Ha calciato in porta la posizione defilata, a giudicare dal risultato forse era meglio un assist. Gli attaccanti sono così, quando vedono la porta perdono di vista tutto il resto e pensano solo a segnare. L'allenatore non sarà contento di questa scelta. È calato completamente il silenzio irreale per il pubblico di casa, il merito è tutto degli avversari che stanno giocando una partita incredibile. È difficile continuare a sostenere i propri giocatori di fronte a una prestazione del genere. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto di come sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Ha iniziato a piovere con maggiore insistenza e l'impressione è che non abbia nessuna intenzione di smettere. Speriamo bene, se continua così il campo potrebbe trasformarsi presto in una piscina, rischiando di fatto di falsare la partita. A quel punto, oltre a cercare di muovere la palla, bisognerà fare molta attenzione anche agli interventi in scivolata.
molto più insidiosi sul terreno inzuppato d'acqua. Pereira. Può metterla dentro. Bravissimo qui il difensore che recupera. Ha sfiorato il gol da posizione impossibile. Beh, era difficile inquadrare la porta da lì. Forse poteva scegliere una soluzione migliore. Comunque, non ha avuto fortuna. Ancora un quarto d'ora da giocare. Demme. Greenwood. Occhio qui all'azione del Napoli. A metri. Prodigiosa la parata del portiere. Ha evitato che il pallone entrasse con una parata eccezionale. Occhio al corner. Palla che rimane ancora lì, pericolo. Palla nuovamente presa dagli avversari dopo il rinvio. Deulofeu. Perdono il pallone. Ecco Politi. Ha una grossa chance qui, attenzione. Si è letteralmente divorato il gol qui, era tutto solo. Ha calciato addosso al portiere, poteva fare decisamente meglio. Pereira. Legge bene la traiettoria qui. Tenta il tiro, palla ancora in gioco. E ci sarà dunque di punizione. C'era la potenza qui, ma il portiere è stato sicuro, non si è fatto cogliere impreparato. È cambiato il risultato sugli altri campi, linea allo studio. Terzo gol per l'Hellas Verona. Risultato che ora è sul 3-0 dopo 85 minuti. Grazie dunque. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Gran palla a scavalcare la difesa. Pallone sulla corsa. Ed è rete! La regia ci ripropone l'azione del gol. Possiamo apprezzare meglio la verticalizzazione che ha liberato il tiro del compagno. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Con il numero. Siamo nelle fasi finali della gara, le cose non si sono messe bene per loro. Politano cerca un pallone filtrante. L'azione sfuma. De Paul. Tre i minuti da recuperare. De Paul. Recuperano palla. Occhio a questo lancio. Hanno avuto il pallone per andare avanti, portiere perfetto qui. Ha vinto il duello con l'attaccante, neutralizzando la conclusione, ipnotizzato. Non ha dubbi l'arbitro, c'è l'ammonizione. Sanzione giusta, questo è il mio punto di vista. Fallo era veramente brutto. Occhio al tiro della bandierina. Interviene e sventa il pericolo. Finisce con la vittoria del Napoli che si prende dunque tre punti importanti per la classifica. Un successo largo, frutto dell'ottima prestazione di squadra. Oggi per loro ha funzionato tutto, senza sbavature, come in un meccanismo perfetto. Grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande.
abbiamo finito. Grazie di nuovo. Sfida della fase che è cominciata. Atti da Turan. Diusse prova ad attaccare sulla corsia. Il Napoli si presenta a questa sfida con i favori del pronostico. Sarà una gara agevole, Stefano? Eh beh, questo non lo so, ma credo che alla fine la vittoria non dovrebbe sfuggirgli. Gioca profonda, attenzione qui. Cercano il buco nella difesa avversaria. Hernandez, traversone nel mezzo, legge bene una situazione pericolosa. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Hanno trovato il gol del vantaggio, vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Diusse. C'è la rimessa con le mani. Recuperano il pallone. Premia la corsa sulla fascia. Foden. Holland. Zielinski. Foden. Napoli che si fa minaccioso. Foden, attenzione, rete! Non ha dubbi qui l'assistente, è fuori gioco e dunque il gol viene annullato. I giocatori protestano, ma l'arbitro e il suo collaboratore non hanno avuto dubbi. Conclusione al volo, a pochi centimetri dal gol. Un gesto tecnico notevole, è stato bravissimo, avrebbe meritato maggior fortuna qui. Può crossare. Zielinski, tocco profondo a scavalcare la difesa. Il Napoli adesso ha due gol di vantaggio sugli avversari. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Apre il gioco. Pasdan. Potiuk. Ha spazio per andare. Perdono palla banalmente. È tutto pronto per il secondo tempo col Napoli in vantaggio. Interrompe bene l'azione lungo l'out. Kitsiu.
Cinar. L'arbitro dunque lascia giocare. Giusto, concesso il vantaggio. Fanno girare palla in attesa del momento giusto. Kitsiu. Pallone invitante. Buon intervento difensivo. Intervento fondamentale in area di rigore. Palla girata sulla fascia. Lozano. Difensore che capisce tutto e sventa un'occasione interessante. Può andare sulla fascia. Diusse. Deve sfruttare questa occasione. Grande tackle che sventa il pericolo. Tocco per Pulisic. La sterzata verso il centro. E il pallone entra! Ed è gol! Risultato che si fa pesante in questi minuti finali. Perfetto oggi nei passaggi. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me la scelta è giù. Grande opportunità e l'ha messa. Gesto tecnico spettacolare. Conclusione al volo perfetta per tecnica e coordinazione. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Palla toccata in out. Ancora un passaggio perfetto. Diusse. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Diusse. Ha spazio davanti a sé. La mette in mezzo con questo pallone. Poteva fare meglio qui, vero Stefano? Beh, non ci ha fatto un figurone, questo sì. Girata di testa che meritava miglior fortuna. Attacca il giocatore del Napoli. E finalmente c'è una bella parata. Deve aver avuto un moto d'orgoglio. Zielinski. Cala il sipario sul match. Vittoria importante per il Napoli. Vittoria di misura, giunta al termine di una partita ben giocata. C'è ancora margine per migliorare, ma l'allenatore può essere soddisfatto nel complesso per come si è mossa la squadra in campo. Could talk, yeah.